Che ne pensa e quando sente questo tipo di dichiarazioni? Guardi, io sinceramente quando io sono arrivato a Lanciano la prima cosa che ho detto è bisogna avere sempre il giusto equilibrio, indipendentemente dal risultato, dalla vittoria o dalla sconfitta. Io non so chi l'abbia detto, e sinceramente neanche mi interessa perché comunque se appena dopo una partita si dice che il Lanciano è più equilibrato, dove poi la partita prima penso che ci sia stata anche la Team Cup, dove purtroppo poi la squadra è uscita fuori, ma se solo dopo una partita col Brescia si dice che il Lanciano è più equilibrato, sono contento per chi l'ha detto, perché vuol dire che allora il Lanciano può far meglio dell'anno scorso e sicuramente può andare nei playoff, perché se è più equilibrato può andare nei playoff. Chi l'ha detto, gli dico solo che il Lanciano deve fare 49 punti, e allora vuol dire che è stato più equilibrato il Lanciano di Gautieri, dove Gautier ha lasciato il Lanciano in B, ma soprattutto ha vinto un campionato di Lega Pro. E quello insieme a ragazzi, ai tifosi e a tutti, dove si deve dire, perché qui non ha vinto solo l'allenatore. Ma al momento in cui il Lanciano fa 49 punti e si salva, perché poi si deve salvare, che è importante, allora si può dire che il Lanciano è stato più equilibrato. Però da qui è a dire che il Lanciano è più equilibrato dopo una partita. Sicuramente mi sembra un pochino eccessivo, Eccessivo, insomma, ho capito. eccessivo, anche perché ripeto, non bisogna mai parlare dopo una prestazione, dire cose che poi chi l'ha detto, non lo so, ripeto, sicuramente l'avrà detto sotto di entusiasmo, però il Lanciano deve fare 49 punti, e allora solo lì ha fatto meglio del Lanciano di Gautieri, ma soprattutto mantenere la categoria, che la città, la società, i tifosi, voi meritate. Ecco, poi il resto sinceramente si possono dire tante cose, ma non mi interessano. Cioè, io ho vinto un campionato a Lanciano, l'ho lasciato in Lanciano in B, e quello sono i fatti, poi il resto sono chiacchiere, ecco. Gianni Coniberti? Niente, questa coda polemica me la ritengo fuori luogo. Comunque, mister, indipendentemente da tutto, lei parla sempre di progetto. È stato accostato al Palermo e lei parla di progetto vorrei capire il suo concetto di progetto. Ma guarda, il discorso intanto di polemica, io non ho fatto nessuna polemica. Al momento in cui mi viene detto che il Lanciano è più equilibrato, non era un polemico, io dico solo che bisogna fare 49 punti e il Lanciano è più equilibrato del Lanciano di Gautieri. Vabbè, questo non c'è dubbio. Non è assolutamente una polemica. Al momento in cui mi si viene messo in discussione il sottoscritto, è normale che io devo dare una risposta. La risposta sono i fatti, non chiacchiere, lo sapete bene a Lanciano, cioè è inutile che ci sia fermo restando. Vi auguro tutto il bene a Lanciano, perché Lanciano merita di salvarsi. Il discorso di progetto, il progetto va fatto, purtroppo quando si va a parlare con delle persone, poi certe cose si sanno attraverso i giornali, no? Capito? Però poi il diretto interessato sa lui cosa si dice con la società. Io non ho fatto un discorso di soldi, perché se no sarei andato a E Spezia, su questo non c'è se no sarei dubbio. andato, e questo sarei andato, sarei rimasto anche a Lanciano, dove, ripeto, ringrazio sempre il Lanciano per avermi dato l'opportunità di lavorare. Il progetto è capire le sensazioni, è capire il progetto non di un anno, ma sicuramente di 2 anni, capire la squadra, capire gli uomini, capire la rosa. Quello è un progetto. Al momento in cui ti si impongono certe cose, è normale che ognuno di noi può fare le proprie scelte e prendere le No, ma proprie decisioni. la mia domanda non era finalizzata solo al ragionamento su Lanciano, sulla Virtus, era proprio un concetto ampio, era in senso ampio, non in senso stretto riferito alla sua scelta, che io anche non avendola condivisa, la rispetto per Rispetto, certo. carità, non posso non rispettare una scelta, però il problema qual è? Il problema si pone nel momento in cui al suo nome vengono associate altre società quali Spezia, Bari, ultima ba Palermo, le viene formalizzata una domanda, Mister Palermo, e lei risponde il progetto.
Sinceramente mi lascia perplesso questa risposta per il semplice fatto che Palermo fosse la squadra che ha più progetto di tutte le altre compagini della Serie B. Nel caso ecco. Di Palermo, che ti deve dire? Non ci voglio andare perché Zamparini poi mi caccia dopo quattro giornate la prima sconfitta perché è morto. A quel punto, ma lì la domanda, da lì dipende la mia domanda. Alla mia domanda, non è discorso. Che cosa pensa? Che interpretazione dà a questa parola? Ma no, allora il discorso di progetto, noi sappiamo benissimo, io capisco che voi non avete condiviso la mia decisione di andare via da Lanciano, dove ripeto ringrazierò assolutamente sempre. Anche per me non è stata una scelta facile e vi posso dire che io sono il primo tifoso del Lanciano, cioè nel senso che comunque quando il Lanciano fa risultati io sono felicissimo perché la società mi ha dato l'opportunità di lavorare, perché mi sono trovato bene con voi, perché mi sono trovato bene con la città, con la tifoseria, con tutti, cioè il discorso di andare via è una scelta, cioè non è che è una decisione che è stata anche sofferta e questo ve lo posso garantire. Per quanto riguarda il discorso di progetto, non è il discorso di Zamparini perché manda via l'allenatore dopo una giornata, non è assolutamente quello, perché il discorso se vai da un'altra parte sbagli tre partite, ti mandano via anche da un'altra parte, vuol dire che il progetto non c'è. Beh no, mister, a Lanciano no. Mi deve dare atto che a Lanciano no. Ma questo sicuramente, no. ma per caso io ti ho detto che Lanciano se sbaglia tre partite ti mandano via? Torna in vantaggio, grande azione. Azione travolgente del Pescara, dodicesimo del secondo tempo, gol di Riccardo Maniero a dopo per i particolari. Strano che non ancora va segnato Maniero. Sì. Mister, per chiudere, personalmente io forse sono una delle persone che era, pur non conoscendola personalmente, più legata a lei. La mia reazione è stata proporzionale alla delusione. Cuto l'ho segnato. Che in prospettiva ha una carriera ad alti livelli, fare una scelta che sinceramente io non l'ho capita. E credo che tantissimi cittadini come me non l'hanno capita. Guardi, io capisco che c'è rabbia per la mia decisione. Non c'è rabbia, io non sono arrabbiato con lei. No, non c'è rabbia, assolutamente. Comunque capisco anche che siamo venuti da 2 anni, si fanno delle scelte dove io vi posso dire che sono. È stata una scelta assolutamente sofferta, dove io ripeto a Lanciano ci vengo sempre volentieri e ringrazio sempre, ripeto, alla famiglia Maio che mi ha dato l'opportunità di lavorare, la città che mi ha sempre messo in condizione di lavorare con serenità anche nei momenti di difficoltà. Per quanto riguarda il discorso di polemica dove l'ha detto lei e questo non l'ho detto io, ho solo difeso la mia persona, visto che lei dice che io sono una persona di prospettiva, un allenatore importante. No, le posso dire che lei è un testone. Non passiamo da un eccesso all'altro, cerchiamo di essere diretti, poi quando si dicono determinate cose. Io ho difeso solo il mio lavoro che è stato fatto l'anno scorso, nel momento in cui dopo una partita, se lei non condivide, mi scusi, cerchiamo di essere anche reali, non condivide la mia decisione di andare via, io la rispetto. Ok, io la rispetto, cioè, non deve neanche condividere una persona, non so chi l'abbia detto, che Lanciano dopo una partita, sinceramente dice che è più equilibrato dell'anno scorso, perché lei se è una persona leale come dice, dovrebbe dire che non è così. Mister, bisogna anche capire, se uno ovviamente da un ragionamento estrapola un termine, e poi su questo termine ci costruisce un panegirico del dire, come voler dire, tranquillo perché era equilibrato perché non era equilibrato con Gautieri, è sbagliato. Se invece equilibrato lo si inserisce nel contesto in cui si sta parlando,
la tranquillità, l'equilibratura, se vogliamo, non era riferito, almeno per quanto mi riguarda, a lei. Era riferita a situazioni che si verificavano in campo con dei giocatori che su una fascia andavano a 300 all'ora, e lei lo sa meglio di me, e su un'altra fascia stavano fermi sulla linea di centrocampo. Questo era, perlomeno per quello che intendevo io. Comunque penso che stiamo facendo chiarezza, chiaramente mister la prende sul personale e fa i numeri, dico, vabbè, però saranno più equilibrati quando si arriverà a quota 50. Ma, però il problema a quel punto bisogna necessariamente chiarire che cosa si intende per termini equilibrati. Certo. Se Gaudieri mi piazza un esterno destro, un esterno sinistro che non cammina e non ha il ricambio adeguato, è ovvio che la squadra è squilibrata. Non mi sembra che sia così la situazione. Comunque io ho difeso la mia persona, io ho difeso il termine Gaudieri dove ha lanciato, dove ringrazio Lanciano per avergli dato aspetta, se lo parli sempre te io non parlo mai. Allora dove ha dato l'opportunità a Gaudieri di lavorare, e li ringrazierò sempre. Io devo difendere una persona dove a Lanciano ha vinto un campionato, dove a Lanciano l'ha lasciato in Serie B, e devo difendere la persona dove, che mi si viene detto che Lanciano è più equilibrato, e mi sa che non è come dice lei, ma è stata diversa, non mi interessa neanche chi le ha detto. Dico che il Lanciano per essere più equilibrato intanto deve fare 49 punti, e io a Lanciano auguro di farne non 49 ma 55, perché il Lanciano si deve salvare, perché io sono il primo, credetemi, tifoso del Lanciano. Allora lì si può dire che il Lanciano equilibrato, perché sennò chi ha detto una determinata situazione vuol dire che è poco equilibrato lui, si capisce, perché sì, dopo sì, una partita io... quello va bene ragazzi, però ascoltate, io tifo Lanciano, faccio il tifo del Lanciano, e vi ho detto, ma non lo nascondo neanche, non perché sono una persona, allora mister, se così è schietta, io un giorno ripeto, come ho detto, per me è stato un non è stato un addio, è stato un arrivederci, e non so quando, non lo nascondo, piacerebbe anche tornarci, perché comunque proprio per i rapporti che ho avuto con tutti, cioè questo vi fa capire. Allora se è vero che dobbiamo chiudere, chiudo con un invito, sì. Se è vero che è un tifoso, venga in curva con me a vedere la partita. Ale. Ma sicuramente verrò un giorno che vorrà Lanciano, verrò anche in curva, perché comunque ripeto, io la città e i tifosi Lanciano, dove mi hanno sempre aiutato, li devo tanto anche a loro. L'ultima da Sergio. Sì, allora io non volevo fare nessuna domanda a Carmine Gaudieri, ma molto brevemente volevo fare una considerazione, e il mister sarà sicuramente d'accordo con me. Volevo far notare anche a chi ci sta guardando la differenza di tranquillità tra un allenatore che è sempre in tensione perché allena una squadra durante la settimana, quando lo chiami magari al telefono, e un allenatore come in questo caso che è bello tranquillo e un tono di voce completamente diverso da quello che ascoltavamo l'anno scorso e 2 anni fa, è una persona, e si sente anche forte e chiaro, che spesso se no parlava quasi sottovoce e Gaudieri, cioè mister, la differenza tra lei che allena e che in tensione, e lei che invece è bello tranquillo in questo periodo, l'abbiamo notato. Ma guardi, vi dico solo una cosa, credetemi, io per ottenere e raggiungere la salvezza del Lanciano, credetemi, avendo un gruppo di ragazzi speciali, fantastici, dove li porterò sempre nel cuore, non dormivo la notte, però alla fine l'obiettivo l'ho raggiunto, perché il mio obiettivo era quello di lasciare il Lanciano in Serie B. Beh. E ci sono riuscito. Va bene, insieme a tutti voi, insieme a tutti. Allora a presto, in bocca al lupo, un abbraccio di cuore, arrivederci a tutti, arrivederci a Carmine Gaudieri. Lunga chiacchierata, certo, questo termine Gianni non molla, ha colpito nel segno. Ma sì, perché era